Secondo voi esistono dei capi di abbigliamento così tanto versatili da non dover essere riposti durante il cambio di stagione, che quindi devono rimanere nel guardaroba in tutte le quattro stagioni perché sono utilizzabili in tutte e quattro le stagioni? Secondo me sì, altrimenti non sarei qui a fare questo video. Ve ne parlo oggi, chiaramente come sempre nei video che escono su questo canale è tutto personalizzabile, quindi io vi farò vedere anche delle foto generiche da esempio, che facciano da esempio, saprete poi voi capire se la lunghezza va cambiata, se un taglio va cambiato, perché il vostro stile personale va valorizzato. Io non sono qui a dirvi vi dovete vestire come me, sono qui a dirvi io sono qui per valorizzare te, la tua personalità e il tuo stile. Quindi per forza di cose su YouTube i consigli sono generici, ricordatevi sempre che quello che piace a voi viene prima di qualsiasi chiacchiera che possa uscire da qualsiasi video di YouTube. Detto questo, partiamo col primo capo che è quello più difficile di tutti. L'ho messo all'inizio così ce lo togliamo e non ci pensiamo più. Nei miei appunti avevo scritto gonna midi. In realtà nella mia testa la gonna midi non ha la lunghezza tradizionale della gonna midi che arriva a metà polpaccio, ma è leggermente più lunga. Metà polpaccio è una lunghezza molto difficile da gestire, a mio avviso anche poco versatile nelle stagioni. Sta molto bene nelle stagioni fredde, in quelle calde è un po' più complicata. Quindi nella mia testa la gonna da tenere sempre nell'armadio è una lunghezza che arriva a sfiorare il malleolo per capirci e può essere di ogni tipo possibile. Può essere in denim, di ispirazione un po' vintage, plissettata, colorata, a tinta unita. Questo è il momento in cui dovete pensare al vostro stile e al vostro guardaroba. Ma una gonna di questo tipo è perfetta in tutte le stagioni. Ovviamente con 50 gradi niente è piacevole, con meno 30 niente è piacevole. Quindi fatte salve queste situazioni di cambiamenti climatici estremi, temperature molto alte o molto basse, la porti in inverno con gli stivali, con gli stivaletti, con gli anfibi. Tutte le scarpe più tradizionali, la puoi portare con i mocassini, le ballerine, le décolleté, ma anche con sandali a tacco alto, tacco medio, tacco basso, ciabattine, infradito. Quindi è un capo che a mio avviso dovrebbe rimanere sempre nel guardaroba, abbinata poi ovviamente in modo diverso, però è quel pezzo che magari hai voglia di essere un po' femminile senza però creare chissà quale outfit, prendi la gonna plissettata invece del solito pantalone o jeans e ti senti già un po' diversa, un po' nuova, un po' più in linea con la te di quel giorno. Un altro capo importante è la classica t-shirt. Ora, sempre nella mia testa, se io penso alla t-shirt, penso a quella bianca o nera, semplice, spesso e volentieri girocollo, non troppo maglia della salute, quindi con un bel cotone sostenuto e mai come in questo video la qualità dei tessuti al primo posto. Manica corta, ma in realtà la t-shirt classica per te può essere una manica a tre quarti a righe, una manica a tre quarti con una decorazione floreale, quello che è il tuo basics che prendi quando hai bisogno di una cosa svelta, facile, un pochino casual, che però può essere anche elevata mettendoci sopra un blazer, che può creare un contrasto interessante sotto un maglione, facendo uscire soltanto un pezzettino di girocollo, proprio per dare anche un po' di colore agli outfit dell'inverno. Puoi portarla da sola sopra gli shorts in piena estate. Può diventare il capo di mezzo da tenere anche quando fa proprio molto caldo, perché magari hai bisogno di uno strato in più. Se hai uno stile molto trendy, può diventare il pezzo che infili sotto l'abito sottoveste se ti senti troppo scollata. Una buona, chiamiamola maglietta, visto che mi dite sempre che uso troppi termini inglesi, ma se io dico maglietta, mi dite no, non si dice maglietta, si dice t-shirt. Maglietta di buona qualità con un buon tessuto naturale, se è possibile, evitiamo il poliestere soprattutto per ciò che ci veste nella parte superiore del corpo, che sia quindi facile da abbinare, adatta al nostro guardaroba. Bianca, nera sono considerati basics. Io odio le liste di basics perché magari nel tuo guardaroba il basics è il beige, il basic, vabbè, è il beige o può essere il rosso fuoco. Ognuna di voi sa qual è il colore più facile da abbinare a quello che ha già nell'armadio. Saprà fare la sua scelta di conseguenza. Mi raccomando però che sia in linea con il vostro stile, altrimenti sarà appesa lì e non la utilizzerete mai. Capo numero 3, i jeans. Ora, i jeans sono un mondo a parte, bisognerebbe fare probabilmente neanche un video, un film solo dedicato ai vari tipi di jeans, ai tipi di fibre, di tessuti, di pesantezza, di lavaggio, di taglio e così via. Però in linea di massima credo che tutti abbiamo nell'armadio almeno un paio di jeans, che è quello che magari non è quello di tendenza o quello più in linea con i trend del momento, ma è quello che va sempre bene. Quindi devo uscire velocemente, non me l'aspettavo, non so che prendere, prendo quello. Non mi sento particolarmente bene oggi, devo semplicemente vestirmi, vivere la mia vita, prendo quello. Potrebbe essere un modello a gamba dritta, potrebbe essere un modello un po' a vita alta, leggermente largo in fondo. Anche in questo caso tu sai qual è, ma il paio di jeans, quello proprio perfetto, che ti veste perfetto e che ti piace anche come ti sta addosso, inteso di come te lo senti, quindi che ha quel buon mix di fibre che a te piace, c'è cioè chi li preferisce molto più rigidi, chi li preferisce un pochino elasticizzati, è
è tutto soggettivo, ma avere quel paio di jeans è la soluzione, perché anche in estate, non con 40 gradi, ma magari un giorno fa un po' fresco, lo puoi portare con la ciabattina, con il sandalo basso, con il sandalo a tacco alto. In inverno ci puoi mettere lo stivale, lo stivaletto. Nelle mezze stagioni, che ve lo dico a fare, il jeans è proprio alla base di qualunque guardaroba. Anche qui ci sta a seguire le tendenze, fate in modo che il vostro jeans, almeno uno, sia perfettamente adatto al vostro stile. Quindi se non amate strappi, non ha senso avere quel jeans con gli strappi, le schiariture, le borchie applicate. Quello magari è un pezzo in più con cui giocare, però alla base del guardaroba ci deve essere un pezzo classico, classico per il vostro stile, non per il mio, non per quello delle tendenze di stagione. Anche il quarto pezzo è uno di quelli che spesso e volentieri viene definito come must have. Può esserlo, nel senso che la camicia in cotone può essere considerata un pezzo da avere almeno in un pezzo nel guardaroba, ma bisogna capire quale. Per anni si è detto la classica camicia bianca, né troppo aderente né troppo over, di un buon cotone, quindi diciamo quella un po' più versatile e facilmente abbinabile. Non è detto che in tutti gli stili vada bene. Io ho fatto una consulenza di recente con una mia cliente che amava le camicie e mi ha mostrato tantissime camicie, una più bella dell'altra. Qualche giorno dopo ne ho fatta un'altra con un'altra cliente che mi ha detto: io ho 3 camicie classiche, non le metto mai perché se dovessi pensarmi con una camicia la vorrei un po' più pazzerella, particolare. Poi abbiamo capito che tipo di modello fa più al caso suo, e quelle classiche le toglierà probabilmente perché non la rappresentano. Quindi camicia in cotone, che può essere la classica camicia da completo, ma può essere anche la camicia molto over, può essere una camicia molto lavorata con ruche, pietre, perline, qualsiasi tipo di decorazione che parla al tuo stile, che funziona con il tuo stile, che quindi è versatile per il tuo guardaroba, non per il mio, non per quello di Instagram. Inutile dire che la camicia è perfetta nelle mezze stagioni, puoi portarla con una giacca jeans sopra, con un blazer più strutturato, con un cardigan medio peso. In pieno inverno sta molto bene ovviamente con tutto ciò che è maglieria pesante, quindi ancora i blazer in lana, ma anche proprio i maglioni. Magari si vedrà soltanto il colletto, si vedrà solo un po' di abbottonatura, si vedrà solo il polsino, dipende da come ti vesti. Nelle mezze stagioni la usi tantissimo, e anche in estate, anche tra l'altro in linea con i trend attuali, la puoi portare come se fosse una sorta di spolverino, quindi dalla spiaggia sopra il costume all'aperitivo, sopra un top un po' scollato, un po' luccicante, sta bene nell'armadio, perché anche lì non sai come vestirti. Magari ecco, l'abbinamento jeans camicia bianca non è il più esaltante, ma se devi uscire velocemente non sai che cosa prendere, prenderai le cose facili, sicure, certe. Camicia, t-shirt, jeans, gonna veloce, probabilmente scarpa bassa, scarpa comoda, scarpa da corsa. Per il quinto pezzo ovviamente non possiamo che addentrarci nel mondo degli accessori. Avrei tanto voluto inserire come quinta opzione le scarpe, ma avrei un po' rovinato il senso del video, perché le scarpe sono l'accessorio che più di tutti è in linea con la stagione. Quindi che scarpa vi dico che va bene in tutte le stagioni? Tendenzialmente la scarpa è la décolleté, ma parliamo comunque di uno stile sempre un pelino formale, un pelino elegante. Quindi ho detto: ok, il tuo grande amore stavolta lo togliamo, ma parliamo degli altri accessori. Quindi borse, tutte le decorazioni che possiamo scegliere, dalla bigiotteria alla gioielleria, alle spille, i foulard, fino ad arrivare all'accessorio più sottovalutato dalla storia del mondo, che però aggiunge tanto a qualunque outfit in qualunque stagione: la cintura. Cintura classica, quindi ho la passione per le cinture, ne voglio una un po' pazzerella, ci sta, ma la cintura adatta al fine di questo video non può che essere una cintura in pelle, semplice, di un colore che per te è un basic, che quindi si abbina a tutto, che magari dà anche un po' di brio, un po' di colore al tuo guardaroba senza risultare impegnativo. Quindi magari ecco, il verde lime fluo non è la scelta migliore, può essere invece la scelta giusta un verde foresta, un verde bosco scuro se vesti tanto con colori scuri. Quindi pelle, una bella fibbia, che non vuol dire una mega fibbia tipo quelle primi anni 2000 che ho indossato anch'io, ma una bella fibbia pulita, ma che dia un po' di carattere all'outfit, ma anche una bella cintura in pelle intrecciata. A questo proposito, sapete che ho un brand di accessori, quindi vi lascio qui sotto un po' di link interessanti, però una cintura che sia quanto più semplice possibile, ma speciale nella sua semplicità. Quindi bei pellami, belle fibbie, bei dettagli che parlino di qualità e che siano facili da abbinare nel tuo guardaroba in tutte le stagioni. Non credo che serva specificare che una cintura non si usa solo con i pantaloni o con le gonne e con i passanti, si può utilizzare per chiudere un blazer, per impreziosire un abito chemisé, per chiudere un cardigan o uno scaldacuore, si può portare per stringere in vita una camicia, per riprendere la figura dove serve. La cintura è l'accessorio che tutte dovremmo avere. Tutte vuol dire tutte, prima ancora delle body shape, le armocromie. Ce l'avete una bella cintura, poi pensiamo a come posizionarla sul corpo e anche a che tipo di proporzioni andare a creare,
ma la cintura serve. Vi invito ovviamente a commentare qui sotto, se volete seguirmi anche su Instagram, anche lì ho cominciato a pubblicare dei video brevi in cui vi do però qualche spunto molto mirato, quindi se vi manco da queste parti mi trovate anche sul mio profilo Instagram. Vi auguro una splendida settimana e ci vediamo presto con altre idee di moda.